Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono tornato su Gran Turismo 2 come al solito. Iniziamo una nuova partita. Allora, io dovrei finire le patenti. Sì, finisco la patente A, vediamo se riesco a finire la patente A. Così possiamo fare le gare di classe A naturalmente. E poi si può anche passare alla internazionale C, ma facciamo curve a S, pratico 2. Minchia, questo è difficile. Questo è difficile, me lo sento, questo sarà difficile. Me lo sento già che sarà difficile. Partenza. Vediamo che non lagga come l'altra volta. 50 fps. Ok, ora mettono di nuovo. Ah, mamma mia, che bella macchina. Mi piace quest'auto. Mi piace. Uiuiuiuiuiuiui. Ecco qua. Bravissimo. Ah, non sbagliare come un coglione. Che poi non riesco nemmeno a camminare sulle strisce gialle. Cioè, non ce la faccio proprio. Non ce la faccio proprio a camminare sulle strisce gialle. Dai, che forse riesco a finire. Sì, arrivo. 25% bronzo. Esci. Abbasso un po' il volume perché ho paura che poi non si predomini il volume sulla mia stessa voce. Mamma mia, che bella macchina, mamma mia. Ah, questa curva è difficile. Questa curva è difficile. Cioè, guardate come drifta. Mamma mia. Ok, dai, ce la puoi fare. Qual era il tasto? Eccolo qua. 15, 15 per poco, dai. Perché ho girato la fine. Ho preso il bronzo, dai. Il bronzo è grande, dai. Se devo stare a prendere loro, stiamo bene. Arriviamo già alla fine. Non sbaglio più. Vi ricordate il primo video? Che sbagliavo sempre. Ora è raro che io sbagli qualcosa. E ora sbaglio, volete vedere? No, che cazzo ho fatto? Ho schiacciato indietro. No. Ah, ma io c'ho ancora la lupo, c'ho. Dobbiamo rifare la gara della lupo. Quella che l'ultima volta ho perso perché la macchina faceva schifo. Montiamo qualche marmitta da corsa. Così forse ce la posso fare. Oddio, come frena. Dai, non girare come un carrello. 13, 14. Sì, ho preso l'argento. Ho preso l'argento. Vai, ragazzi, ho preso l'argento. Questo non me l'aspettavo da parte mia. Non me l'aspettavo. Dai, bonus, classe A, licenze. Successivo. Avete visto come sto facendo le patenti in modo velocissimamente? Perché io può fare le patenti in modo velocissimamente, mente. Andiamo direttamente, dobbiamo modificare la lupo. Perciò la lupo è nord della città, perché questa è Volkswagen. Quindi Volkswagen, si dice così, messa a punto. Stanno anche le gare della lupo, dovrebbero stare. Allora, mettiamo racing. No, non fa un cazzo questa qua. Non serve a niente, non serve a niente. Pneumatici, perché ho messo pneumatici a cazzo? Esci, coglione. E se io volessi modificarla da corsa? Mamma mia, quanto è bella. Aspetta, ah, non posso cambiare colore. Pensavo potessi cambiare colore, stavo cliccando come un coglione. Andiamo avanti, computer. Sì, dai. Sediamo nuova centralina elettronica. Poi andiamo. Equilibratura del motore costa un macello di soldi, non mi conviene. Questo è un motore aspirato. Sì, però, vabbè, dai, montiamo le marmitte, dai. 82, 4500, ne vale la pena. Gare, non ho modificato i cerchioni, i copricerchi perché non mi interessano. Allora, qual era la Coppa Lu? No, era la Coppa Clubman, questa qua, Coppa Vettura Leggere, classe K, Seattle, che ero arrivato secondo. Dovrebbe essere questa. Che poi la stavo modificando così tanto che poi non potevo nemmeno partecipare più. Sono un macello di gare in questo gioco. Pian piano le dovrò fare quasi tutte. Dai, questa volta possiamo spaccare. Questa volta possiamo spaccare. Tutto buggato. Che bel gioco. Aia, il dito mi fa male, la mano. Sì, perché io ho il brutto vizio di mangiarmi le unghie. Quindi quando devo premere qualcosa mi fa male. Mamma mia, come scappa, ragazzi. Come scappa. Sono cambiate anche le macchine rispetto all'ultima volta. Mi aspettavo sempre le stesse, come un coglione. Guarda come gira, guarda, guarda come gira. Freno, freno. Dai, questa volta ce la faccio. Sì, ha voglia, forse riuscirò a vincere. 50 metri, 25 metri e fa la curva. Ahia, il dito mi fa male. Quel palazzo mi sembra un pisello. No, ragazzi, veramente.
Al palazzo mi sembrava un pisello. Ora che lo ripassiamo lo inquadrerò meglio. Qua si fa la curva senza freno, naturalmente. Ci andiamo addosso e vive i coglioni. Curva. Oh madonna. Cioè che poi sono le luci, sono tutte immagini, saranno in PNG così. E questo non è che dici che, cioè, non è che rende male il gioco, anzi lo rende bello, cioè, perché alla fine è semplice, ma allo stesso tempo è efficace questo gioco. Cioè, a parte, vabbè, le auto, queste, però non si riesce mai a stancarsi a questo gioco, a mio parere, parlo io. Non riesco mai a stancarmi questo gioco, un macello di competizioni, di auto. Perciò, anche se le auto sono fatte male, tra virgolette, sono fatte bene solo per la PlayStation 1, è un bel gioco, non c'ha molto di male. A parte questa cosa che quando giri l'auto slitta come un carrello, questa cosa mi dà altamente fastidio, ma a parte questo, il gioco in sé per sé non è male. Aumentiamo un po' il volume. Ecco il palazzo a pisellone lì. Aumentiamo un po' il volume. Ai, devo fare la curva. No, no, laggate infernale. Ma perché mi fa queste laggate? Perché mi fa queste laggate? Perché? Perché? Ah, ecco qua. Gira, gira come una trottola. Oddio, ma sto coglione mi sta seguendo da dietro. Mi fa paura. Mi fa paura questo qua. Andiamo in modalità Silver DX e facciamo che pariamo tutto. Minchia, mi sta superando. Spingiamolo. Uccidetelo. Uccidete quel bastardo. Il freno non l'ho cliccato. Vai. Vai, che curva, ragazzi. Sì, ho vinto. Dovevi andare più, coglione. Prenditela in culo. Fai schifo. Vai. 25 fps, ce l'ho fatta, vai. Arrivo, lupo. Si legge pure la scritta lupo. Però bella sta auto, l'ho modificato un po' troppo forse. No vabbè, dai, ora non la useremo mai più. Sempre se non dobbiamo fare le gare della Volkswagen Lupo. Tranne in quelle credo che non la userò mai più. Ma no, dai, la userò. Ah, ma ora ho vinto qualche auto. Sì, ho ottenuto una nuova vettura, ragazzi. Andiamo a controllare. No, ho schiacciato replay per sbaglio, come un coglione. Ok, continua. Andiamo a vedere l'auto che ho vinto. Andiamo a vederla. E devo aspettare un pochino perché le laggate interminabili. Home, garage. No, che ma... No, Mazda Demio. Questa la conosco, ragazzi. Questa macchina la conosco. Allora, è una macchina più veloce della Lupo. Infatti non la prendiamo. Da perché la Lupo era... 80... No, ma non posso nemmeno partecipare a queste gare. Dovrei fare questi tipi di gare qua. S della città. Mazda evento. Mazda Demio deve stare per forza. No, questo Mazda Demio, ecco qua. Ragazzi, dobbiamo fare questa gara. Preferirei un po' di modificarla la macchina. Un po', modifichiamo un po' quest'auto. Sì, ragazzi, pian piano devo fare tutte le gare. Le devo fare tutte. Racing 109. Sì, 109 HP, vai, vai. Questo è un modello turbo, sai che non mi ricordo. Turbo. Kit turbina. Mamma mia, potevo mettere il turbo, cazzo. Ho speso i soldi a cazzo. Va bene, dai, torniamo indietro, vediamo. Centralina. Tronico, ok, vai, 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 vai. Cazzo, di tasti. Vai. Il Mazda Demio. Ok, questa gara qua, perché quella rossa non la posso fare, dovrei modificare l'auto, un macello. Allora, quante gare abbiamo fatto prima mo? 3 della patente, e questa è la seconda, e poi devo fare una terza gara, diversa. Mamma mia, tutte le auto, la mia più figa, la mia è la più figa. Che cazzo di gara, con quest'auto dobbiamo fare sta gara? No, che palle. Sì, vabbè, lentissima. Beh, dai, non proprio, però. Pure gli altri, quello là c'è la stessa macchina mia. Con sto cascettone qui, guarda, enorme. È un cassone quest'auto. Vediamo le altre. Ah no, ci sta quella là, quella la mia. Invece queste qua sono più stradali. Invece la mia è da corsa. È creata apposta per essere da corsa. Curva, curva, curva. Se sentite i tasti è perché non posso. L'analogico qua non funziona bene sulle vecchie PlayStation. Sulle giochi della vecchia PlayStation 1.
Quindi anche se tenevi poco premuto, la macchina girava lo stesso, quindi mi tocca girare così. Mamma mia, che bella auto, mamma. Ah, non devo girare questa curva la odio. Pure l'ultima volta quando ho fatto questa gara con quell'altra auto, però la Nissan Silvia, giravo sempre. Cioè, però mo state vedendo, io ora ho già 4 auto. Nella puntata scorsa ho ottenuto 2 auto, questa puntata ne ho ottenuta una. Cioè, ragazzi, cioè, ricordate dall'inizio che c'avevo la Nissan Silvia per 3 puntate, l'ho ottenuta così, che non sapevo, la modificavo e basta. Invece questo gioco è proprio facile vincere le auto. Cioè, è facile, vinci una gara e vinci un'auto, cioè. Non è che c'è proprio un campionato, cioè, stanno anche le gare, quelle che per vincere l'auto devi vincere il campionato, però normalmente puoi farlo. C'è molte gare come questa. No, questa qua non mi ricordo se vinco le auto. Però, come avete visto, quelle di prima, come niente, vinci l'auto. Basta, ne fa una. Sono eventi singoli. Tutto molto facile, ragazzi. Tutto molto facile. No, 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 mi sta raggiungendo quello. Mi sta raggiungere. Mi sta raggiungere. Cazzo, quello è più veloce di me. Ma perché aumentano la velocità come niente questi? Guarda che qualità di merda. Però guarda come aumenta la velocità. Li spalti con gli spettatori che sono delle immagini sempre in PNG, sicuramente. Mi sta a spingere, mi sta a spingere, eh. No, no. Vai, facciamo la curva. La curva. Si sentono i tasti. Oddio, fa male. Ma che credete che gli altri non facciano le curve così? Guardate che bella curva che ho fatto, ragazzi. No, io questo gioco lo ritengo molto bello. Cioè, è fantastico questo gioco. Non so proprio cosa dire perché. Ah, sì. Sono contento che questa serie, anche se forse l'avrò detto nelle vecchie puntate, forse lo dirò nelle prossime puntate, ma lo dico sempre, che questa serie abbia un pochino più successo rispetto alle altre, perché non, essendo anche un gioco che piace a me, piace ad altra gente, è bello. Tutto molto bello. Tutto molto bello, sì, perché sono auto. Cioè, sono auto, sono un gioco. I giochi di corse mi piacciono, soprattutto questo qua che è la mia infanzia. Vedere che anche altra gente piace seguirmi, vedere che dicono certi che riesco a intrattenire molto meglio di altri youtuber. Anche se io non mi ritengo youtuber per un altro fatto che forse ve lo dirò nelle puntate prossime. Non, vedere tutto questo mi fa sentire felice, mi convince, mi. Non so, mi viene il termine, a fare altre puntate di questo gioco perché proprio mi piace. Sono arrivato primo, nemmeno mi sono accorto, proprio facilissimo. Facilissimo, questa gara è troppo facile, dai, raga, non si può giocare così. Troppo facile, troppo facile. È troppo facile. Dobbiamo fare qualcosa di più serio. Sono arrivato primo. Speriamo che la terza gara arrivo anch'essa primo. No, non ho vinto nessuna auto, cazzo. No, che salvare play. Peccato. Andiamo a cambiare l'auto. Prendiamo quella speciale che c'ho io, la Nissan, quella rossa, che spacca veramente. Mi fa mal di gola. Ai 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 ai. Scusate ogni tanto la tosse. Skyline GTS 25. Mamma mia, quanto è bella questa. Devo fare gare. Io ora c'ho anche la patente A, perciò posso fare anche le gare di patente A. Un giorno però arriveremo anche a fare gare su sterrato. Ma fin qua, no, quando quel giorno arriverà, quel giorno. Minchia, come sono potenti questi. Coppa del mondo del. No, sbaglio sempre. Sono sempre trovato male per questo fatto qua. Okay. Delle decappottabili. Tahiti Route. La mia non è decappottabile, ma noi la possiamo fare lo stesso. Coppa vetture d'epoca. Tahiti Road, Roma City Course, facciamo questa. No, è troppo potente. Facciamo Roma City Course. Questa è quella grande. Però sono tutte le auto d'epoca stanno. Perciò noi faremo la gara con le auto d'epoca. Che spaccheranno i culi. Solo in partenza avranno un'accelerazione di merda. Sicuramente le auto inglesi, quelle americane. Vabbè, dai. Sì, infatti, due Ford GT come se non fossero niente. Solo due mostre di categoria così. Abbiamo. Poi abbiamo altre macchinine piccoline che non sentono un cazzo. Cioè, guardate, queste due c'è un'accelerazione fantastica, anche se essendo americane, essendo d'epoca, però non ha maneggevolezza di merda. Intendo questa macchina verde con la macchina bianca lì in fondo. Sì, infatti spero di non. No, spero di vincerla un giorno, quelle macchine là, ma non di non guidarle mai, perché saranno molto difficili. Difficili da portare, difficili da portare.
Oddio, come cazzo scappa? Ah! Non fare drift di merda. Non fare derapate. No, queste scappano però, eh. Poi si mettono come un trenino questi due coglioni qua. No, se ne sono scappati. No, e no, e no. Io devo vincere pure questa gara. Volevo fare qualcosa di epico, non ce l'ho fatta. Qualcuno che mi supera? No, nessuno. Solo quei due sono i problemi. Quindi dovevo modificarlo un po' l'auto, ma invece no. Invece no. Io può modificare, ma non modifico. Ah, no, non posso perdere. Le auto d'epoca mi sono sempre piaciute. Sarebbe stato bello vincere un'auto d'epoca. No, seriamente, raga. Ah! Roma City. Roma City. Ah, ai, ai, ai. Ogni tanto alzare un po' il volume per sentire qualcosa e non si sente un cazzo. Si sbonnerà quel tasto un giorno. Ma forse se non è già sbonnato il tasto del volume. No, quelli se ne sono scappati quelli, mamma mia. Quelli sono andati a finire proprio. Sono andati a fanculo. Guardate la minimappa. Potete notare come io il puntino rosso sia affiancato ai puntini verdi che stanno dietro a me a leccarmi il culo. Stanno sotto a me. Ma io ho paura, mi prendo più paura di quelli di dietro che quelli davanti. Cioè, quelli davanti ormai se ne sono andati. Anche se secondo me forse era meglio fare la coppa delle decappottabili. Sì, ragazzi, sarebbe stato meglio fare quella delle decappottabili. Almeno forse sarei riuscito a fare qualcosa. Ecco che sbatto come un coglione perché sto pensando ancora ad alzare il volume. Ok, ora si è alzato qualcosa. Sento qualcosa. Stesso coglione. Levati. Lascio l'acceleratore, faccio fare tutto al gioco. Non ho, ripeto anche se non l'ho detto, non ho ancora le marce manuali inserite, cioè le marce automatiche stanno. Vorrei mettere quelle manuali, ma ho paura che siccome questo joypad è difettato. Poi non mi funzionano i tasti. Allora, è anche perché avete visto come io non riesco a portare l'auto, non riesco a guidare. L'aggiungerò più avanti. Tanto credo che questa serie continuerà per molto tempo. Sempre se questa non sia l'ultima puntata, se esplode il PC all'improvviso. No, spero di no. Spero di no, raga. Spero di no. Mamma mia, che curva. Sentite il joypad, quelli se ne sono allontanati, dai, mi hanno fatto perdere un video a cazzo, mi hanno fatto perdere. Che stronzi. Sono degli stronzi. Facciamo una curva in frenata così, mamma mia. Frenata assassina. Senti, io mi prendo paura di questo qua che sta dietro, col modello vecchio della mia stessa auto. Questo qua bianco sarebbe il primo modello della mia stessa auto. Perciò, se la mia è molto nuova, anni 80, quella sarà molto vecchia, anni 60. Oh, finita, però terzo, cazzo. Terzo, non posso arrivare terzo, raga. Non posso arrivare terzo. 10 secondi di stacco. Ma quei due sono dei mostri. Guardate, aspetta, guardate come partono. Guarda, guardate. Come si faceva? Ecco, guardate come parte questo. Guardate. Questo è il replay. Guardate che accelerazione che danno. Questi due, che stronzi. Sono degli emeriti stronzi. Va bene, andiamo avanti. Vinciamo i big money. I big money. Terzo, dai, non è niente male. Beh, ora devo chiudere il video, anche se mi dispiace. Sì, devo chiudere il video perché vi devo salutare. Ricordatevi di iscrivervi al canale se vi chiedo l'iscrizione, perché non me ne vergogno di chiederla. Ah, qua c'è bisogno pure dell'internazionale C. Va bene, nella prossima puntata faremo anche la patente internazionale C. Però voglio andare un po' dal gommista prima. O Z. Sì, devo comprare delle gomme belle. Che spacchino veramente. No, no, che cosa sto comprando? Aspettate, aspettate. Yokohama. Sì, queste qua mi piacciono un macello. No, prendiamo quelle blu, dischi blu. No, dischi rossi così. Vediamo che sta più. Dorati è proprio bello, però facciamo. Dischi blu, dai, bianchi, blu, no, dischi così. Beh, ragazzi, io vi saluto con la macchina che gira e ricordate sempre di iscrivervi al canale e seguirmi per queste puntate che stanno diventando emozionanti. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, 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 ciao.